Siamo con Michele Schiappa, presidente del Lido Il Pirata Calcio a 5, una realtà che si è affacciata quest'anno per la prima volta nel panorama provinciale del futsal, ma che sta già facendo parlare molto di sé in positivo. Ricordiamo che sono 8 le vittorie consecutive della vostra squadra nel campionato di Serie D. Michele, ve l'aspettavate? E se sì, quali sono adesso i prossimi obiettivi? Guarda, buonasera innanzitutto. Più che ce l'aspettavamo, ci credevamo dall'inizio di fare sicuramente una cosa fatta bene. Ci siamo riusciti in parte e niente, stiamo cercando di mantenere la concentrazione alta per tutte le partite prossime e future che ci saranno. E stiamo già aspettando zona Pontina sabato. E niente, per il momento pare che ci siamo. Sta andando tutto bene. Ecco, rispetto all'inizio, dove c'era stato un andamento che era prevedibile, insomma, fosse altalenante, adesso invece c'è stata una continuità di rendimento, non solo di risultati, ma anche nel gioco, dovuto probabilmente ad una maggiore amalgama di tutti gli elementi, giusto? Sì, giusto, no, vabbè, ma ci vuole un po' di tempo per conoscerci bene un po' tutti quanti e finalmente adesso ci siamo e sta andando bene e miglioriamo di allenamento in allenamento, questo è l'importante. E se loro ci credono andrà bene comunque in futuro. Ecco, adesso sembra che il terzo posto sia una posizione ormai consolidata, ricordiamo sono ben 6 i punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, ma allo stesso tempo sono 6 e 5 i punti che vi separano dal primo e dal secondo posto e Nuova Florida e Eagles Aprilia sembrano non perdere un colpo. Secondo te è possibile recuperare questo gap solo negli scontri diretti o ci sono altre partite trappola? Per Guarda, non so che dirti. quello che hai visto finora, naturalmente. Loro sono due squadre molto forti, è difficile comunque che sbagliare una partita, però il calcio a 5 ci insegna che ogni partita è a sé e tutto può succedere. L'importante, quello che chiedo ai ragazzi in ogni partita, è di non sbagliare per primi noi, perché continuando a fare bene poi puoi sperare in un passo falso loro, anche se è difficile. E poi vabbè, gli scontri diretti. Spero che ce l'andremo a giocare con tutti, però ti ripeto, l'importante è che non sbagliamo noi, poi quello che succede, succede. Eri già proiettato nelle primissime domande, giustamente al prossimo impegno, ancora in casa contro la zona Pontina che all'andata qualche piccola difficoltà ve l'aveva creata, ricordiamo un 7-4, anche se poi la vostra maggiore qualità era venuta fuori. Cosa ti aspetti per questo match di ritorno? No, sicuramente che sarà una partita impegnativa. Mi ricordo benissimo la partita d'andata, comunque è stata bella, bella dura già quella. Loro pure stanno facendo bene, ho visto che le ultime 6 gare mi sembrano fatto 5 vittorie, comunque sarà una bella partita. Bene Michele, io ti ringrazio, non ti sei sbilanciato moltissimo, però ce l'aspettavamo conoscendoti, però siamo sicuri che in cuor tuo speri in una seconda parte di stagione ancora più ricca di soddisfazioni. Sì, speriamo di continuare così come stiamo facendo, che va bene. Grazie mille, in bocca al lupo. Buona serata.